Io cosa dire? L'ultima sera padre Ezechiele mi telefona perché lui pensava di andare nella fazenda Catuva e dopo di ritornare da Giparna, di modo che ci incontravamo per preparare il prossimo incontro. E mi disse: Antonietta, io arrivo tardi perché vengo dalla fazenda e sai, la fazenda, la terra è quella che è, quindi arriverò molto tardi. E io ho risposto a lui: non venire troppo troppo tardi, perché poi il vescovo si arrabbia e il nostro modo di incontrarci era, non c'erano i cellulari, quindi era il sassolino alla finestra, di modo che ho aspettato questo sassolino alla finestra e Ezechiele non arriva, Ezechiele non arriva. Invece al mattino all'alba ci sveglia il telefono, mi sveglia il telefono, perché in quell'epoca ero segretaria del vescovo, poiché dal 12 giugno avevo preso il posto di Suor Antonietta Molinari, che è Combognano. E Don José Simeonato e Jean Clark, i due padri del Combognani, di Cacquao, hanno detto: Antonietta, sveglia subito il vescovo, perché Ezechiele, non sappiamo, ha detto, è venuto qui e ha detto che è rimasto lì nella foresta. Che Ezechiele è rimasto lì nella foresta. Allora sono andata subito dal vescovo e ho detto: Don Antonio, Ezechiele è rimasto in foresta. E lui mi ha detto così, italiano, senza esperienza. Allora siamo andati dalla polizia, erano credo le 5 del mattino, così. E a loro hanno aspettato prima di arrivare alla fazenda Catuva, ma João e padre José erano già andati dall'altro lato. E quando sono ritornati, che noi siamo rimasti lì, quando sono ritornati, Ezechiele, non so se conoscete, avete visto già, sicuro, quella foto dove c'è Ezechiele criblato con tutte le pallottole, ecco, era lì ai miei piedi. Hanno srotolato l'amaca e Ezechiele era lì. È stato per me qualcosa di impossibile. E quella notte stessa io scrissi, oggi è diverso, però quella notte io scrissi: perché? Perché, Signore, lui era tuo figlio, il tuo consacrato. Padre, tu hai detto che salveresti i tuoi consacrati, ma come lo hai salvato? Hai detto che i nemici non prevarranno. Padre, no, non riesco a capire come vuoi che io ti loda questa sera. Padre, non riesco. Il mio amico Ezechiele non c'è più. Lui si è dato totalmente a te. Lottava in favore del popolo, lui ti ama, sta dal tuo lato, dal lato dei poveri. Quale giustizia? Come credere ancora e soprattutto che cosa dire alla gente, come dire alla gente? Padre, come ancora aver fiducia? Perdona questa tua figlia stupida che non capisce. Ma oggi non capisco e non riesco. Domani forse, chissà, forse con la tua grazia e con il tuo spirito mi salverà da questo terribile momento, ma è difficile. I sacerdoti, il padre Giuseppe, padre João, padre Tindon, don Antonio, hanno fede. È vero che Ezechiele ha sempre parlato di morte, di risurrezione, di dare la vita per la gente. Però non pensavo che fosse davvero. Padre, per questa notte ti chiedo di aver compassione di me che non capisco. Domani, forse. Ecco, e posso dire oggi che questo domani è già arrivato ed è vero che il sangue dei martiri è semente e seme dei cristiani. Il sangue dei martiri fa germogliare i cristiani, è vero perché se penso a tutto il movimento che ha suscitato lo spirito per mezzo di Ezechiele, veramente, veramente, oggi è diverso.
Ecco, vi auguro, carissimi, una preghiera insieme ad Ezechiele, insieme a tutto questo popolo che oggi è così martoriato, il Brasile in questo momento è in una difficoltà incredibile. Vi auguro una conversione del cuore ogni giorno, ogni giorno. Preghiamo per questo insieme. Ecco, buona preghiera.